Ragazze e ragazzi, ciao a tutti quanti. Sono io distratto o il male che mi vuole vedere morto? Stamattina sono uscito in moto perché dovevo fare tre cose, due in realtà, la terza plus. Pagare i meccanici perché dovevo dar loro 10 euro da 2 settimane, lavare la moto, terzo, fare benzina. Bene ragazzi, prendo la moto, la faccio lavare. Bella pulitissima, vado per andare dai meccanici. Tututu, scatta il verde. Il tizio davanti a me mette la freccia a destra. La persona davanti a lui inchioda. Lui inchioda di conseguenza e io gli vado addosso con la moto. Tranquilli ragazzi, tranquilli. Non è successo nulla di grave perché il caro Vesper, nonostante abbia una moto di 212 kg, è riuscito a tirare la frizione. La prima cosa che devi fare è tirare la frizione. Così le ruote non vanno da nessuna parte perché togli l'accelerazione. Inevitabilmente ho girato il manubrio e quindi leva del freno, freccia e copri il paramotore, il cazzetto, no? Il paramotore, hanno sbattuto contro il culo, la fiancata del culo. Boom! Io ho detto bene. Io ho torcato la macchina, 212 kg di moto, io sono a terra, io mi sono visto morto, no morto, ma sapete ragazzi, quando ti cade su una gamba 212 kg di moto, come dire, non sei felicissimo. Invece ragazzi me la sono portata bene. Scusatemi ragazzi là, è il boxer, ma vi devo far vedere cosa è successo. Quindi, da quant'è che non mi vedevate in piedi? Da quanti mesi o da quanti anni non mi vedevate in piedi? Quindi ragazzi, io stavo guidando, bello così, io accelero chiaramente snack, lui inchioda strix e quindi sboom! Questo è successo ragazzi, vi faccio vedere meglio, non è successo niente di grave. Giro, struc, praticamente il piedino, chiaramente sapete no, il piedino salta, però ce la siamo cavata, ce la siamo cavata. Io mi fermo così. Tipo immobile, perché ovviamente ragazzi, quando la moto tu la guidi con le mani, ma i comandi sono pure sulle mani, quindi quando tu stai per cadere succede questo. È ovvio che succede, perché ti scappa la mano. Se io non avessi tirato la frizione, forse non sarei qui a parlarvi, perché ero un incrocio. C'è da dire una cosa ragazzi, io sono sempre molto attento, sono sempre molto attento, quindi comunque no, non parto in quinta al semaforo, la velocità era assolutamente contenuta, se lui non avesse inchiodato non gli sarei andato addosso, lui se l'è cavata con una freccia spizzicata, e beh, io me la sono cavata con una leva del freno, come dire, schiodata, cioè non è più avvitata, però frena lo stesso, però è slabbrata in avanti. La freccia si è piegata ma non si è rotta. La freccia si è piegata ma non si è rotta. E vabbè, il paramotore ovviamente si è sgraffiato, ma è il loro lavoro, quindi non me ne frega un cazzo. Certo, ragazzi, le brut, ma almeno sono vivo. Io mi chiedo, ragazzi, ma sono io a essere distratto o è il male che mi vuole vedere morto? Non è la prima volta, ragazzi, che mi capitano incidenti a cazzo di cane. Dovete capire ragazzi che quello che io vi mostro nel video è quello che io sono. Io sono così in casa e sono così alla guida. Io sono calmo, sono riflessivo, non faccio lo sborone, non vado a 140 in città e neanche in autostrada, onestamente. Sono una persona molto posata. Molto posata. Eppure, mi capitano delle cose veramente allucinanti, cazzo. Io invece vedo gente guidare con l'attenzione sotto lo zero. Gente guidare col telefono in mano, gente guidare col telefono ficcato nel casco, gente che sbuca dagli incroci, dalle curve. Cioè, io vedo gente col motore fare le curve senza fermarsi e senza guardare. Io so che se guidassi così sarei già morto o sarei tutto rotto all'ospedale per 6 mesi. Vedo gente passare con rosso, superare le file di macchine sulla destra, d'accordo, c'è verde e non c'è nessuna svolta, quindi tu hai la sicurezza che nessuno
si muove a sinistra. Ma tu che ne sai? Ma che ne sai? Porca puttana! E metti caso che uno invece vuole fare tac e ti colpisce. Io vedo gente guidare in macchina, ma soprattutto in motore, in maniera folle. Se lo facessi io, non sarei qua. Io lo so, ragazzi. Se io guidassi come guidano gli altri, io sarei già in ospedale svariate volte, svariate volte. Come quella volta, ragazzi, che ero in autostrada. Stavo andando a 100. Appena a 100, ragazzi, in moto. Stavo andando a 100 e c'era lo svincolo per l'aeroporto. Quindi io tiro dritto e la macchina che era davanti a me, un Alfa Romeo 159 o 156 station wagon, che non sapevo nemmeno esistesse. Il tipo che stava ondeggiando verso l'aeroporto, porca puttana, non solo corregge la traiettoria rimanendo sulla sua corsia, ma cazzo mi entra sulla corsia di destra. Questo figlio di troia da che faceva questo, io proseguo, slap! Mi stava venendo addosso a 100 all'ora, porca puttana. Non c'era nessun motivo per cui lui passasse dalla corsia centrale o di destra alla corsia di sinistra, sopra il mio culo, ma lo stava facendo. E questo è successo a settembre. Quindi, ragazzi, dall'espertile è tutto. Io ho il sentore, ovviamente con voi sto giocando, ragazzi, non è che ho il sentore, io lo so che è così. Io ho il sentore, ragazzi, che dietro di me o dentro di me o sotto di me c'è qualcuno o qualcosa che vuole tanto mettermela nel culo. Perché se io facessi le cose che fate voi o loro o gli altri al volante o in sella, nessuna citazione di rivista non mi pagano, io sarei già morto da anni. Da anni io sarei morto. Voi non avete idea, se vedete un pirla che ha una moto da 212 kg e la guida come se fosse una bicicletta, è Vespertini. Perché io mi caco sotto. Io mi caco sotto. Perché io so che se dovessi distrarmi così, io sarei già morto. E questo è il male, ragazzi. Questo è il male. Anche voi siete particolarmente sfortunati o fortunati nella sfortuna. Perché di fatto tutto si è risolto con un danno estetico o meccanico, ciclistico alla moto, ma io potevo essere in ospedale a quest'ora. Se mi scappava, oh, se mi scappava, ragazzi, un'accelerata a 212 kg così in curva, cioè buttato sulla sinistra, porca puttana, non so dov'ero. Io non so dov'ero, ma di certo non qua. Fortunato nella sfortuna, ma sono sempre stato così, ragazzi. Io sono sempre stato sfortunato nella sfortuna. E voi? E voi? Da Vespertile è tutto, ragazzi, guidate con prudenza e non distraetevi mai. Mannek.